credo che sia un'occasione molto particolare perché ci dà la possibilità di dialogare fra tecnici e non tecnici, perché parliamo di un argomento, la salute, che in realtà è stato fin troppo confinato all'ambito di lavoro degli esperti, ma in realtà è un ambito nel quale certamente ci sono delle conoscenze tecniche che vanno utilizzate, ma ci sono delle consapevolezze e delle responsabilità che vanno allargate alla società civile. Non è possibile costruire un patrimonio come la salute se la società civile nella sua interezza non è responsabilizzata rispetto a questo oggetto. E c'è un'evidenza ormai molto chiara di come la salute sia un patrimonio che fa diventare una società più ricca, tanto più quanto più ci si investe, ma non specificamente ci si investe in termini solo di quanto ci spendiamo in servizi, ma quanta attenzione poniamo alle componenti che contribuiscono alla salute. Quindi potremmo parlare di viabilità, potremmo parlare di urbanistica, potremmo parlare di scuola e insegnamento, potremmo parlare di educazione stradale, potremmo parlare di mondo del lavoro, potremmo parlare di tutti gli ambiti nei quali gli esseri vivono e possono costruire insieme, come individuo e come collettività, salute o distruggerla. Noi siamo un paese che ha saputo non soltanto costruire una storia, una tradizione importante in questo senso, ma anche dimostrare che quando una società è coesa, quando una società questa riconosce questo elemento come valore, la salute è un elemento che si capitalizza. Non a caso siamo uno dei paesi nel mondo che ha la più lunga sopravvivenza, aspettativa di vita alla nascita, per gli uomini e per le donne soprattutto, e è uno dei paesi con i migliori indicatori di qualità del mondo.